meglio. Come avrete ben visto dalle riprese, siamo a Cava dei Tirreni, una bellissima città in provincia di Salerno che dista a pochi chilometri dalla sicuramente più rinomata costiera amalfitana. In quanto città è un vero e proprio gioiello, meta turistica di tutti gli amanti del folklore, è circondata da montagne ed è all'interno di una vallata, il che favorisce l'ampia presenza di aree verdi all'interno della città stessa. Cava dei Tirreni è una città principalmente commerciale, da un notevole numero di abitanti, divisi tra le frazioni dislocate sulle sue verdi colline. La Fontana dei Delfini è uno dei simboli di questa città. Le sue sporgenze sono generalmente considerate e utilizzate dai cavesi come punto di riferimento per appuntamenti. Oltre alla fontana, caratterizzano il centro storico i famosi portici ricchi di numerosi negozi che alla sera diventano luogo dello struscio serale. Lo struscio serale, per chi non sapesse, non è altro che una passeggiata ripetuta tra i portici, dove in passato i giovani del posto indossavano i classici vestiti della domenica alla ricerca di nuove amicizie e amori. Estremamente legato alla squadra di calcio che in passato ha regalato a questa città grandi gioie, ma anche purtroppo grandi dolori. Una chiesa molto cara ai cavesi è sicuramente San Francesco, che dopo un violento terremoto è stata ricostruita solamente grazie al supporto e all'aiuto della comunità unita ad un padre francescano, tant'è che oggi è un santuario. A differenza di quello che si può pensare, Cava non è una città con uno sbocco diretto sul mare, ma nonostante ciò, a soli 3 km di distanza troviamo la città di Vietri sul Mare, conosciuta per le sue ceramiche lavorate artigianalmente, dal fascino unico nel suo genere, rappresentanti scorci marittimi. Inoltre, da qui inizia la costiera amalfitana. Saliti su uno dei colli di questa meravigliosa città ricca di sorprese, si può visitare l'abbazia benedettina Obadia, caposaldo nella tradizione simbolica di questa città, visitata e consacrata basilica da Papa Urbano II nel lontano 1092. Thank you.
Saliti su un altro colle, troviamo uno dei simboli più rappresentativi di questa città, cioè Monte Castello, luogo di una bellissima e folcloristica festa medievale. Inoltre, all'interno del castello, c'è una piccolissima chiesetta dove è presente la statua di San Audiutore, patrono della città. Parlare di cibo, mi piacerebbe proprio saperlo, e soprattutto di street food con i numerosi chioschi che offrono un'innumerevole varietà di cibo, oltre ai caratteristici apecar che vendono il famoso pere e omusso, che non è altro che carne di maiale, di vitello e di interiora, lungamente lessate e condite con sale e limone. Non è da tutti assaggiare questa specialità apprezzata da molti campani, perché l'impatto visivo potrebbe non essere dei migliori. Vi volevo salutare con questo meraviglioso paesaggio, invitare a mettere mi piace nel caso il video vi fosse piaciuto, a seguirmi su tutti i social che vi linkerò in descrizione. Questo è tutto, il video è finito e ciao ciao!